Nel Museo del Risorgimento di Brescia è esposto un imponente busto celebrativo del duce del fascismo. Sì, Risorgimento, hai capito bene. Cosa c'entra Mussolini con il Risorgimento? L'inserimento trae pretesto dalla sezione Eredità. La didascalia che lo accompagna recita: La severa immagine del duce richiama la romanità attraverso la nudità e l'attributo dell'infula sacerdotale. Con il recupero della storia romana, il fascismo si propose come forza politica in grado di concludere il percorso storico iniziato nel Risorgimento. Trovo inaccettabili le espressioni che appaiono a commento, quasi a giustificazione storica. Ti chiedo di aiutarmi ad ottenere che cessi la vergogna del colossale busto di Mussolini che troneggia a pochi metri dalla conclusione del percorso espositivo. Osservo che alle cose belle che ha fatto il fascismo sono riservati nel Museo del Risorgimento diversi metri lineari e molti metri quadrati espositivi, mentre alla lotta partigiana ed alla Resistenza è dedicato solamente lo spazio a parete preso dalla bandiera della 122esima Brigata Garibaldi. Attualmente una copia del medesimo busto realizzato da Adolfo Wildt è in esposizione al MART di Rovereto, visitabile fino al 1° settembre 2024 nella mostra Arte e Fascismo. Le picconate conferiscono all'opera un che di torvo, terrificante e mortifero che ben si addice ai lutti seminati dal fascismo. Per concludere, via il busto celebrativo di Mussolini dal Museo del Risorgimento di Brescia. Firma anche tu la petizione su change.org. Link nella descrizione qui sotto. Grazie.